E quindi salve a tutti e bentornati nel secondo match della prima fase del torneo dei Poketubers. Questa volta abbiamo Pokedark 97 contro Riccardo Ashish, ovviamente degli Ashish Channel. Nello scorso episodio abbiamo visto Tonks affrontare Alex Flies e abbiamo visto come quest'ultimo abbia avuto la meglio sul primo. E quindi il primo che passa il turno è Alex Flies, mentre adesso potremo scoprire chi sarà il secondo che potrà finalmente dire di aver passato il turno, come vi ho appena detto, tra The Pokedark 97 e Riccardo degli Ashish. Sarà una lotta intensa? Sarà una lotta a fiacca? Lo scopriremo subito adesso. È sempre stato utilizzato lo stesso metodo, ovvero il match l'ho registrato tutto e poi ci ho fatto un piccolo highlight, ovvero ci ho preso i pezzi fondamentali e li ho messi insieme per formare così una lotta di interesse che possa essere un pochettino accettabile. Quindi, senza perdere tempo, cominciamo subito a vedere che cosa succederà in questo incontro e nel frattempo metto a renderizzare un altro video mentre parlo qui, esattamente, visto come sono laborioso in sti giorni. Possiamo subito vedere che intanto Riccardo Ashish parte subito all'attacco e si porta subito in vantaggio con i colpi, mentre Dark ovviamente si fa sentire e comincerà a rispondere a sua volta. Le mosse sono abbastanza intense, sono molto interessanti. Suplex. E nel frattempo vi ricordo sempre di scrivere nei commenti chi pensate possa vincere il torneo in sé e chi possa vincere questa partita. Cioè no, non avrebbe senso perché tanto sarebbe finita. Scrivete quindi chi sarà il prossimo a vincere la sfida. Dunque, mi stavo dimenticando di dirvi chi sono comunque i prossimi nel turno, anche se non li avete visti magari. Allora, i prossimi che ci saranno ad affrontarsi sono Freik contro Shabarai. Quindi ovviamente lasciatemi sempre un commentino qui sotto con chi secondo voi potrà vincere questo incontro tra i due, Freik e Shabarai. E nel frattempo possiamo notare come... Oh, Dirty Deeds da parte di Riccardo Ashish contro Dark. Uno, due, niente da fare, si libera. Beh, è logico, altrimenti il video sarebbe più corto. Madonna, quanto sono simpatico oggi. E nel frattempo sto scrivendo su un block notice chi sono stati per ora i vincitori. Lo faccio perché almeno mi ricordo poi nel creare un secondo torneo per decidere, cioè no, per vedere chi sono gli effettivi 8 semifinalisti. Quindi cercate di capirmi, dato che il torneo, ve lo rispiego, il torneo è da 8 e io ho 16 partecipanti, devo per forza farne 2. Quindi devo bloccare un torneo una volta arrivato alla fine per poi arrivare a farne un altro. Quindi non importa, non preoccupiamoci di questi banali problemi e continuiamo ad andare avanti per i nostri fatti. Nel frattempo devo strappare un po' di fogli. Scusate se sentite del casino, ma siccome devo andare via tra poco e ho giusto questo tempo per registrare questa narrazione vocale, faccio un attimino di casino, capitemi, scusatemi, perdonatemi, ma devo farlo. Allora, nel frattempo vi dico anche che domani ci sarà un video particolare, perché domani è il mio compleanno, esatto, il 4 giugno è il mio compleanno. Yeti, auguri, auguri, auguri. E quindi niente, ve lo volevo solamente dire per farvi fare gli auguri a gratis, anche se io non li sopporto. E poi il 5 carico un altro video molto speciale che sarà Pokémon Platino in 6 minuti, esattamente, perché intanto ve lo dovevate immaginare. Ma possiamo notare che intanto la sfida ormai è stata vinta a sto punto da Riccardo Ashish, che passa al turno battendo The Pokedark 97. Quindi, in questo girone avremo ancora Freik contro Shabarai e Dlarz contro Banette 97. Ci rivediamo nei prossimi video di questo torneo. Un saluto a Teo. E mi raccomando, se volete rimanete sintonizzati con me sul canale Telegram, il link lo trovate in descrizione e vi ricordo sempre di lasciare un sacco di mi piace.
Quindi ragazzi, alla prossima parte del torneo. Ciao ciao!